anche la Silver League ha chiuso la propria stagione, o l'ha fatto nella più bella delle maniere, allo stadio Mazza di Ferrara, in cui le due protagoniste, Kopser, padrone di casa in tenuta bianca, e Terme di Fiuggi in maglia blu, hanno dato ottimo spettacolo. È stato un degno prologo del Super Bowl di Cesenatico del prossimo 24 giugno e le squadre impiegate in campo hanno dimostrato il proprio valore. Le Kopser Ferrara giungevano alla finale con un record di imbattibilità macchiata solo dalla sconfitta patita a Roma nei playoffs di Golden League, quarto di finale dai Gladiatori, mentre i Terme di Fiuggi hanno raggiunto la post-season con una sola sconfitta, oltre a quella preventivata ad opera dei Prima Car nel quarto di finale di Golden League. Inquadrato Jerry Douglas, coach della formazione laziale. Folto il pubblico intervenuto a sostenere i giocatori delle Kopser Ferrara e folta anche la rappresentanza dei tifosi laziali. Inni nazionali, arbitri schierati, ingresso delle squadre. Nelle immagini vediamo appunto in maglia azzurra i Terme di Fiuggi, capitani a centrocampo per il classico sorteggio lancio della monetina. E siamo al calcio di D'Amico per il numero 30, Landini, il quale ritorna questo kick-off e inizia le ostilità di questa gara, che ha visto sicuramente prevalere le difese, almeno per i primi tre periodi. Possiamo già anticiparvelo, sapete anche il risultato, ma subito abbiamo una buona difesa da parte della formazione in maglia azzurra, con un placcaggio da parte dei fratelli Pacelli, e subito al primo drive le Kopser Aquile Ferrara che devono andare al calcio di allontanamento, al punt, che sortisce nessun effetto. E siamo qui con la difesa invece della squadra in maglia bianca, con Brunetti che ferma la corsa di Garofalo. Anche qui abbastanza difficoltoso da parte dei giocatori in maglia blu avanzare il pallone. Ci prova questa volta il numero 22 Ambrosetti con una corsa sulla sinistra, fermato dal numero 58 Estense Santini. E siamo di nuovo nella sintesi con la palla in mano alle Kopser Ferrara e Paolo Rubini, il fullback, che riesce a girare bene l'angolo, ma viene fermato in maniera caparbia dal numero 49 Nerone. Questa volta è Bartoli a portare palla, Bartoli che poi alla fine della partita risulterà il most valuable player, e viene fermato dal numero 1 Pacelli. Si destreggiano bene gli estensi sulle corse, ma anche sui lanci non sono male. Il numero 22 Mendola lancia qui un drag perfetto per Cavallini, che segna i primi 6 punti della partita, 6-0 per i padroni di casa. Sono stato l'autore della prima meta di questa sera, che è stata quella che ha sbloccato il punteggio. Si è trattata di una boot, sono uscito dalla linea, mi sono andato sulla destra, ho ricevuto il pallone e intoccato sono andato in meta. Penso che sia stata una meta abbastanza importante, perché da questo punto in poi la partita, insomma, noi l'abbiamo giocata molto più rilassati. Si va al tentativo di trasformazione, ma lo snap è sbagliato anche per l'assenza del centro titolare. Rubini, il kicker, cerca di portare avanti la palla, ma fanno buona guardia Giannini e Pacelli, lo mettono a terra, 6-0 il punteggio. Palla ai giocatori delle Terme di Fiuggi ed è Giuseppe D'Amico a portare avanti in maniera molto positiva questo pallone dietro i blocchi della linea formata da Russo, Chioffi, Tortosa, D'Amico e Borsetti. Ancora D'Amico sulla parte esterna, buona la sua prova, convocato anche all'All-Star Game del 25 di giugno questo giocatore laziale. Buona la difesa di Ferrara, un gioco molto duro, efficace. Noi abbiamo mancato di carattere in un primo tempo, forse abbiamo avuto paura a vincere. E sarà la prossima volta, pazienza. Anch'io sono mancato purtroppo a metà partita per un piccolo infortunio. Comunque per l'Amberjack questa è stata comunque un primo campione a due e una stagione positiva, che noi tutti dedichiamo a un nostro caro amico Riccardo, che adesso non è più con noi, scomparso l'anno scorso. Ciao a tutti, alla prossima. 6 portate per 35 yard per D'Amico, poi ecco ancora Garofalo a portare palla, senza però il successo del compagno di squadra. Nella sintesi andiamo nuovamente a Paolo Rubini, che gira l'angolo, sbaglia Pacelli, ma viene comunque fermato dal resto della difesa. Ed è ancora il quarterback Mendola che prova un lancio, incespica, ma è lesto il numero 66 Conti della linea difensiva, assieme a Terinoni, Pacelli e Orazzi, a costringere poi le Kopser Ferrara al punt.
È Giannini a prendere questo pallone dopo il calcio di allontanamento, schiva il primo passaggio ma c'è Joblen che rimonta pur bloccato e va a fermare assieme ad altri compagni di squadra l'avanzata del defensive back schierato come ritornatore della squadra di Fiuggi. Ancora Agnoli in azione, palla per Giuseppe D'Amico ma fa buona guardia sull'esterno numero 4 Matteo Mantovani, strong safety, costringendolo a un guadagno negativo. Sempre il numero 22 in azione, Mendola, questa volta su Spettoli, ma fa buona guardia al defensive back africano di nome, il quale gli impedisce di ricevere. Ed è sempre Bartoli a correre, guadagnandosi yarda dopo yarda il titolo di MVP della partita. Sempre palla al numero 22, Mendola, il quale finirà comunque con un 4 su 12, ma questa volta è il numero 50, Meloni, linebacker interno, a forzarlo al suolo. Sul 6-0 si conclude la prima metà di gara e gli sbandieratori estensi allietano il pubblico presente. Terzo periodo, calcio d'inizio. Siamo al ritorno da parte di Garofalo, il quale cerca un muro centrale ma fanno buona guardia i defensive back Joblen, Mantovani e Peretto e lo costringono al suolo assieme all'aiuto di Govoni. E Agnoli, il quale cerca di correre sull'esterno dei triblocchi dei propri compagni, ma niente da fare, ancora Mantovani ne ferma l'avanzata. Penso che la difesa loro sia molto, molto brava, più che altro abbiamo sbagliato noi con gli schemi d'attacco. Se calcolavamo meglio le distanze oppure giocavamo forse le corse al posto dei lanci, variavamo un po' il gioco, penso che i problemi non ci sarebbero stati. 166 le yards totali guadagnate dall'attacco in maglia blu, ma vediamo nel terzo periodo, cambio in cabina di regia, entra Castellani col numero 16 e serve immediatamente Cavallini su un middle screen che frutta un buon guadagno di terreno. Sempre Castellani va sull'esterno, prova il lancio, Orazzi salta, lui riesce a liberarsi e prova una corsa personale che porterà al guadagno di qualche yard, anche Muzzarelli non riesce a trattenerlo, ma la linea laterale lo ferma, una yard di guadagno. Volevo dire ai ragazzi che si avvicinano a questa disciplina che possano trovare divertimento, amicizia e anche un po' di lotta con se stessi che non fa mai male alla fin fine. E ancora Castellani, comincia lo show con Spettoli, ricevitore numero 1, che trova sicuramente nel numero 16 compagno di squadra un buon quarterback. Perde palla qui Spettoli, ma viene giudicata palla in suo possesso perché persa uscendo dal campo. Numeroso il pubblico intervenuto allo stadio Mazza e siamo alla svolta della partita. Quarto periodo, Paolo Rubini centra i pali portando il risultato sul 9-0 per 37 yards e da questo momento di sicuro i padroni di casa prenderanno sopravvento. Vedete questo calcio, Garofalo se lo fa sfuggire in maniera abbastanza goffa e arriva lesto Mantovani che ricopre dando nuovamente palla al proprio attacco. E stranamente non mi ha bleccato nessuno, è andata bene che il pallone è rimbalzato indietro, sono stato avvantaggiato, penso di non aver corso così velocemente in tutta la mia vita e... Ancora Bartoli che sull'esterno cerca di correre, questa volta la difesa fa una discreta guardia ma comunque dopo aver girato l'angolo riesce a guadagnare preziose yard, vanno il tentativo di placcaggio da parte dei difensori dei Terme di Fiuggi. Ed è ancora il numero 20 a andare in avanti, Rubini, il quale di prepotenza sfonda il muro dietro i blocchi della propria linea e porta il punteggio con questa corsa di 4 yards sul 15-0. Ho fatto un touchdown, merito tutto della linea d'attacco, non ho fatto praticamente niente, io ho preso la palla, avrebbe segnato anche mia madre. Tutto merito della linea d'attacco, ve lo dico io, ciao! E siamo ancora con Agnoli in impostazione, questa volta però viene bloccato questo lancio da parte della difesa estense Brunetti e passa la palla nuovamente ai giocatori in maglia bianca. Bella questa finta da parte di Castellani, il quale lancia perfettamente per Spettoli, ben appostato nell'angolo destro della end zone e con 38 yards di ricezione porta il punteggio sul 22-0 in favore dei Copser Ferrara.
Sempre nella sintesi abbiamo la palla in mano ai giocatori estensi che hanno prodotto alla fine della partita ben 366 yards e questa volta è Giacomo Savini ad entrare con 11 yards di corsa in area di meta. Il punteggio sale così a 28-0. Ma sicuramente i Terme di Fiuggi non ci stanno. Agnoli questa volta inventa un bel passaggio per il numero 84 Nerone, il quale si libera di un difensore, ne scarta un altro e riesce a siglare il touchdown dell'onore con una corsa di 41 yards, portando il punteggio assieme alla trasformazione di Ambrosi sul 28-8. Il mio touchdown era una traccia interna, un post, ho ricevuto la palla e ho tagliato il campo, sono riuscito a segnare con un paio di bei blocchi, specialmente del ricevitore numero 7 Bozzarini, un bel blocco. La gara comunque non si conclude qui, è ancora Castellani che finirà con un 5 su 10 per 50% di completi, che replica l'azione di poc'anzi e trova ancora Spettore nello stesso identico punto di prima per 31 yards di lancio e chiude il punteggio a 34-8 in favore dei Copser Ferrara. È andata bene, ho segnato su due lanci lunghi, e il primo è stato lanciato un po' così così, l'ho presa, mi è andata bene, il secondo è stato un bel lancio del quarterback, ho preso anche quella, fortunatamente sono contento. Termina quindi la gara con l'assegnazione del titolo di Silver League ai Copser Ferrara che battono con l'onore delle armi i Terme di Fiuggi. Sono felice di essere stato rinominato miglior giocatore della partita e in questo modo mi ripropongo insomma come miglior giocatore a distanza di 4 anni. Penso che dopo 15 anni sia una bella soddisfazione vincere una finale come questa della Silver League, e noi quest'anno puntiamo a fare un campionato da protagonisti nella Golden League. Con qualche rinforzo penso che saremo veramente protagonisti. La squadra c'è e possiamo fare veramente bene. Premiazioni quindi, il team manager della nazionale Angelo Giannuzzi premia le squadre, l'assessore Rovinetti dà un riconoscimento alla categoria arbitrale, avete visto il commissario Rizzello prima premiare Bartoli, secondo classificato premia l'onorevole Silvia Barbieri e il presidente della federazione Lucio Zanetti che consegna la coppa ai vincitori Copser Ferrara. Corridore della partita di questa settimana, Stefano Bartoli, Copser Ferrara, MVP del Silver Board, 17 corse, 105 yards, 6.1 la media portata, nessun touchdown, la più lunga di 16 yards. Miglior quarterback, Castellani, Copser Ferrara, 5 lanci completati su 10, 50%, 93 le yards conquistate, 0 intercetti, 2 touchdown, 201,37 rating point, 38 yards la più lunga. Il miglior ricevitore del Silver Bowl è stato Alessandro Spettoli dei Copser Ferrara, 4 ricezioni, 80 yards, 20 yard di media ricezione, 2 touchdown, il più lungo di 38 yards. Il gioco della settimana è un gioco di special team, quello che ha aperto ai Copser Ferrara la via del successo. Il kick-off dopo il field goal di Rubini ha colto il ritornatore Mauro Garofolo impreparato. La palla gli è sfuggita in avanti ed è stata preda di Matteo Mantovani, che arrivava di gran carriera e ricopriva il fumble, dando poi il via ad un drive da touchdown per i propri colori.
Prima Carl Legnano. Nati nel 1977 dalla volontà di un gruppo di ragazzi, fra cui Carlo Caletti, riconosciuto come fondatore, i Prima Carl Legnano, meglio noti con il nickname di Frogs, le rane, hanno abitato prima a Busto Arsizio, poi a Gallarate ed infine a Legnano. Fondatori dell'AIFA, antesignana della federazione, si sono sempre distinti per lo spirito vincente e sicuro di sé. Sono la squadra da battere della storia del football italiano, con 9 partecipazioni al Super Bowl e 3 soli insuccessi. Vedremo poi cosa accadrà nel weekend. Sono la squadra più titolata d'Italia e oltre al record di 5 titoli nazionali, al proprio attivo contano anche un titolo continentale, un secondo e un terzo posto. L'allenatore Paolo Giacomelli, eletto dalla Federazione Europea Coach dell'Anno, ex guardia offensiva dei Seamen Milano, campione d'Italia con i Rhinos nel 1990 e campione d'Europa nell'87 con la Nazionale, di cui ora cura il reparto offensivo. È coadiuvato da Sergio Angona, Defensive Coordinator. I nero-argento hanno nell'attacco il reparto più coriaceo. Primi della stagione regolare con una media di punti segnati oltre i 40, hanno prodotto 374 yards di media ogni gara. La linea d'attacco è solida e potente, ancorata al centro Raffaele Gerardi, numero 64, che sostituirà l'infortunato Roberto Gestori. Bruno Gobbo, 72, Mauro Goldin, 66, guardie, e Giovanni Fumarola, 77, Tommaso Magagnini, 70, tackles. Il tight end è il sicurissimo Gianmaria Moroldo, numero 44, risolutore di diverse situazioni critiche durante la stagione, mentre i ricevitori esterni sono Maurizio Barbotti con l'86, leader delle classifiche nazionali di segnatura e di guadagni totali in termini di yards, ed il giovane Davide Acquati, esploso nella semifinale con il numero 85. A correre con la pala il fullback Benito Melis, numero 21, e Gianluca Origoni col 34, già MVP del 1994 e migliore corridore del torneo di Golden League. A coordinare tutto il regista Ron Adams con il 10, già vincitore di 2 Super Bowl, uno in maglia Rhinos nel 90 e lo scorso anno con i Frogs, secondo miglior quarterback di questo torneo. La difesa milita in seconda piazza con una media di yards concesse di 185 per gara ed il passivo più alto subito in stagione di 27 punti. Vanta una linea pesante ed impenetrabile, con Fabio Franzini, numero 33, e Fulvio Rusconi, 75, defensive ends, mentre Giacomo Cranchi con il 99 e Simone Mereo col 95 fanno buona guardia all'interno in posizione di tackles. Il trio dei linebacker è composto da Giorgio Nardi con il 54 al centro, Attilio Castiglioni con il 42 e Claudio Ortica con il 57 all'esterno. I defensive backs hanno in Carlo Longo 22, Mario Carimati 35 i safeties, mentre Paolo Verini con il 23 e Ugo Munari con l'8 sono i cornerback. Verini è uno degli uomini di punta della squadra con 5 intercetti ed è anche valido place kicker con 23 punti al proprio attivo. È stata classificata come terzo miglior team europeo, mentre coach Giacomelli è stato eletto allenatore dell'anno dalla Federazione Europea, l'EFAF. Nella All Stars del torneo dell'Eurobowl sono presenti diversi Frogs, Gestori, Barbotti, Maloni, Ponce e Rusconi. Il gioco dei Prima Car si sviluppa tendenzialmente sul passaggio per il 60%, mentre le corse per il 40% sono leggermente meno utilizzate. I principali fautori dei guadagni offensivi sono Origoni e Lucarelli sulla terra e Barbotti sui passaggi. I precedenti parlano a favore dei Frogs per 8 vittorie su 11 gare disputate contro i Gladiatori, l'ultima delle quali alla quarta giornata del torneo che va a concludersi, finita 26-24 per i Lombardi. I Gladiatori Roma nacquero nel lontano 1973 per rispondere ad un'idea di Bob Capp al fine di impiantare una Lega Mondiale di football. Giocarono il primo torneo italiano a 4 squadre della LIF di Bruno Benek, ora presidente onorario del team. Nel 1983 lasciarono definitivamente la mai cresciuta LIF e abbracciarono l'attuale federazione, divenendo nel giro di un lustro i rappresentanti di Roma, giallorossi, e affacciandosi ad un Super Bowl poi perso nel 1993. Dispongono della difesa migliore del campionato, una costante degli ultimi 4 anni. Sono allenati da Carlo Minganti, ex Grizzly, attuale allenatore dei running back del Blue Team. Fortissimi in difesa, hanno concesso la miseria di 183 yards per gara agli avversari, allenati da Maxim Pallomeni, coordinatore del reparto azzurro. Il line-up è forte già dalla linea, Simone Orsi numero 80, Alex Valigi 50 come end, capace di combinare per 9 sacks in 2, Stefano Fuccelli 90 e Alessandro Fusco col 96 tackles. I linebacker, utilizzati in maniera molto aggressiva, fanno dei blitz il loro pane. Francesco Capannoli, 49, centrale, Max Bonomo, numero 39, Marco Mazzanti, 51, esterni.
I backs, nobilitati dalla presenza di Bobby Davis, numero 2 come Jolly, contano su Luciano Faccini come free safety col numero 27, Mauro Santoro con il 40 come strong safety e Simone Tortorici con il 34 nel ruolo di cornerback. Coordinato da Carlo Volante e secondo in classifica assoluta con 346 yards guadagnate per media gara e poggia su una linea notevole, leggera ma veloce ed efficace. Il centro, Cristiano Gramigna con il 54, smista la palla mentre le guardie Riccardo Molinari con il 61 e Gabriele Simonelli con il 66, assieme ai tackles Massimiliano Magnoni col 65 e Fabio Sacconi con il 68, provvedono a tenere lontani dal quarterback i difensori avversari. A correre con l'ovale ci sono diversi talenti. Assente Romano Cinelli, infortunato ad una spalla, sarà su Bobby Davis col numero 2 la responsabilità dei maggiori guadagni. Il tutto dietro i blocchi di Giorgio Santoro, fullback che porta il numero 43. In alternativa sarà in campo, al posto di Davis, Alessandro Indiati con il numero 7. I ricevitori, meglio noti come Camoria Gang, avranno in Gigi Cestari con l'89 il leader. E assente Walter Fristachi con il numero 5 per infortunio, le alternative saranno Francesco Freddini con l'85 e Andrea Guidi con l'84. Il piatto forte della formazione capitolina è comunque Massimo Fierli, miglior regista italiano, leader della nazionale, che con il numero 13 guida con fermezza, a dispetto della giovane età, il reparto. Il gioco offensivo dei giallorossi si sviluppa per il 67% sulle corse, con Santoro, Fierli e Davis a dividersi equamente il peso, mentre il restante 47% di produzione è su passaggio, con Walter Fristachi e Luigi Cestari a dominare. Walter Fristachi è anche validissimo kicker, top scorer in questa posizione. A questo punto non resta che godersi la finale, che si preannuncia, come avete ben visto, combattuta ed equilibrata. Il pubblico è atteso in buon numero per godersi la calda ospitalità della Riviera Romagnola. A Cesenatico, sul piazzale antistante il Grand Hotel, sarà allestito uno stand FIAF Experience dove provare l'ebbrezza di passare il pallone, riceverlo e fare il percorso di un camp professionistico. Mentre al Moretti tutto è pronto, con spettacoli, luci, fuochi d'artificio e stands di ogni tipo. Insomma, una piccola Miami. I prossimi appuntamenti vedranno un denso weekend. Super Bowl numero 15, sabato 24 giugno alle 21 allo stadio Moretti di Cesenatico. All-Star Game, squadra dell'Est verso quella dell'Ovest, domenica 25 giugno alle 16, ancora allo stadio Moretti di Cesenatico. Si avvicina quindi l'appuntamento clou della stagione. Un weekend denso di avvenimenti con il Super Bowl fra Prima Carlegnano e Gladiatori Roma, Super Bowl inedito, e un prosieguo domenica con lo Star Game, dove i 100 migliori atleti del campionato giocheranno per lo spettacolo puro e semplice nelle due selezioni di Est e Ovest. Poi dal 2 luglio il via all'avventura del Blue Team con la terza convocazione definitiva per vedere quali saranno i migliori 45 atleti italiani che dovranno difendere l'onore azzurro in Austria. E noi ci risentiamo la prossima settimana.